Ma grande, grande prestazione, credo che l'abbiano visto tutti. Abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore con grande qualità, però in campo abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari. Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna perché potevamo pareggiarla, però tutto sommato credo di aver visto un grande Avellino. Gigi, la differenza l'hanno fatta quei 5 minuti di blackout nel primo tempo, Sì, ma purtroppo quando giochi con squadre di categoria superiore, alla prima occasione ti puniscono, però ripeto, tutto sommato, anche quando sei andato sotto, siamo rimasti squadra e abbiamo macinato il gioco. Peccato perché, ripeto, per quello che abbiamo visto in campo meritavamo sicuramente qualcosa in più. senti, quasi non credevi all'errore di Casens, poi sei andato davanti alla porta e non hai creduto nemmeno alla parata di Nicolas, no, sul colpo di testa. Sì, sul gol no, ci ho creduto perché avevo visto che la palla ho avuto un falso rimbalzo, lui voleva giocare al portiere, sono stato bravo a mettere la gamba, poi bravo a metterla dentro. Sulla parata credo che abbia fatto un miracolo perché indietreggiava, veramente ha fatto una grande parata, però peccato per il risultato perché non c'è assolutamente. Gigi, ti sei sobbarcato il peso dell'attacco contro il Matera nel primo tempo con il Verona, poi sei ritornato nella tua posizione ideale, è sempre quella alle spalle della punta centrale oppure no? Sì, ma io ripeto, ho sempre fatto sia la prima che la seconda punta. Il mister sta provando tutto e noi dobbiamo essere pronti a giocare in qualsiasi modo, quindi va bene sia da prima che da seconda punta. Sei entrato ulteriormente e definitivamente nella storia, sei il marcatore più prolifico dell'US Verona 1902. Ma quella è una cosa che mi riempie di gioia e ho fatto anche una maglia con la scritta, beh, la dedico a tutti i tifosi perché se ho raggiunto questo obiettivo è merito anche loro, ringrazio anche la società e i compagni, è un obiettivo importante, adesso cercherò di non fermarmi a 57. Biancolino ti ha fatto i Sì, complimenti. assolutamente. Gigi, si avvicina all'esordio in campionato, adesso la cosa, anche prima di questa gara, la cosa che conta di più. Sembra un altro Avellino decisamente rispetto a quello di un'estate fa, più fisico, più organizzato, più esperto. Anche voi dal campo sembrate davvero più convinti e sicuri di questa struttura complessiva che è l'Avellino. Ma è vero, rispetto all'anno scorso siamo molto avanti, quello è poco ma sicuro. Sappiamo che il campionato è difficile e lungo, noi adesso abbiamo un solo obiettivo, pensare al campionato e partiremo in casa la prima, quindi bisogna subito partire con grande cattiveria, questa squadra ce n'ha veramente tanta. Tu sei un giocatore molto esperto, sai, immagino seguirai le vicende di mercato, Morosini con te, Ardemagni là davanti può davvero far fare il salto di qualità in maniera importante a questo Avellino, senza nulla togliere a voi che comunque fate i vostri. Ma io non so se arriverà o meno, è sicuramente un buon giocatore e credo che comunque al di là di tutto chi arriverà potrà darci una mano e si deve subito calare nella mentalità irpina perché giocare ad Avellino non è come giocare da un'altra parte, quindi noi accoglieremo tutti allo stesso modo, infatti anche i nuovi, vedi di Tacchio, e altri giocatori si sono subito inseriti, quindi il gruppo deve fare la differenza come l'ha fatto l'anno scorso nelle ultime partite, lo dovrà fare anche quest'anno. E giocatori esperti come te magari devono fare le chioccia anche a ragazzi talentuosi come Asensio. Oggi li abbiamo visto quasi invocare il pallone su quel contropiede, un giocatore che può crescere e voi lo state coccolando già dal ritiro, no? Ma assolutamente sì, è un giocatore di grande prospettiva, e deve migliorare, ma un po' come tutti, ma avrà modo di farlo. Gigi, ovviamente sono solamente sensazioni perché siamo alla seconda partita, siamo al 13 agosto. Dimmi se sbaglio, oltre ad essere un Avellino diverso, è anche un Gigi Castaldo diverso, è tornato il Gigi Castaldo dei vecchi tempi. Ti sei messo alle spalle quel periodo negativo dovuto un po' alla condizione fisica, ma soprattutto anche a tutte le voci che si sono susseguite nei mesi passati e ritornando soprattutto a quella fatidica sentenza. Ma è vero, perché comunque voi o non voi disturbano un po' tutte quelle voci. Adesso sto bene fisicamente, ho fatto un gran ritiro senza saltare mai un allenamento, fisicamente mi sento a posto e devo solo continuare a lavorare, poi
sarà sempre il campo a giudicare Castaldo, ma io mi metto a disposizione di tutti e sto qui, sono rimasto per dare ancora una grande mano a questa squadra, perché mi sento ancora un giocatore importante. E significative qualche settimana fa sono state anche le dichiarazioni del tuo procuratore, dopo quelle voci che si erano rincorse di una tua possibile cessione, il tuo procuratore è stato chiaro ed esplicito: Gigi ha rifiutato tutte le offerte, vuole chiudere assolutamente la carriera ad Avellino e ha dichiarato amore eterno ad Avellino. Ma sicuramente non nascondo che ci sono state delle richieste, ma il mio obiettivo era sempre quello di rimanere ad Avellino. Io ho ancora 2 anni e la mia volontà e anche la volontà della società era di continuare assieme, quindi sto bene ad Avellino, mi sento a casa e non vedo perché cambiare aria. Un'ultima battuta sui tifosi a cui tu facevi riferimento e accompagnato la squadra a salutarli anche in contesti così, una partita di Coppa Italia, arrivare in circa 100 è dimostrazione dell'affetto che per voi può essere davvero l'anno in più come lo è sempre stato. Ma i tifosi, è inutile ribadirlo, sono da Serie A, anche stasera l'hanno dimostrato. E loro fanno sempre la differenza, sappiamo che sono importanti per noi, sono veramente il 12° uomo in campo, quindi loro possono veramente decidere molte partite, quindi sappiamo che in casa e fuori casa è la stessa cosa, perché ci seguono in tanti, quindi dobbiamo essere fieri di avere una tifoseria del genere.